Caffè, scarpe e buone note. Associazione Avvenincuore. Con voce del verbo? Con Air. Sai che era un bellissimo, e noi con un bellissimo film Con Air, te lo ricordi? Con Air. Era un film d'azione. Non ho visto metà Air. Con non l'hai visto. No, era un film molto bello perché era la storia di alcuni come si chiama? Con... prigionieri americani che poi dirottano un aereo e lì succede l'ira di Dio. Forse. È stato un film bello, molto storico. Okay. Comunque questa associazione Avvenincuore è formata da caffè. Ormai il caffè qua mi sa che è stato abbandonato, ormai è derelitti qua. Ma c'ho la granita. Allora dobbiamo cambiare nome alla trasmissione. Non ci vuole niente. Non ci vuole niente. Basta avere la volontà di prendere la granita. Vero? Granita, scarpe e buone note. Non è male. Non è male. Granita, brioche. Brioche. In italiano, perfetto. Siciliano corretto. Allora, rivediamo. Senza voce. Caffè, scarpe, senza voce e buone note. E buona schiuma. Con Aldo Messineo. Buona schiuma. Con Aldo Messineo. Aldo Messineo ed Enzo Stroscio. E questo ci siamo. E poi come e con... con ospite abbiamo Umberto Di Dio, un grandissimo scrittore, e poi Acconciatore Mario La Causa. Ecco, Acconciatore Mario La Causa. E La Causa si è vinta o si è persa? No, La Causa è persa, no. No, sempre vinte. Vabbè, però è un po' stembiato, è come osato. Cagamine che cose. Caro Aldo, carissimo. Oggi Caffè Scarpe Buone Note parlerà di in modo simpatico e in modo anche accattivante di cosa succedeva a cavallo tra fine 800 e 900 nella Catania Bene, nella città della cultura. Parleremo di barberie, della musica che si faceva nei saloni, parleremo dei bellissimi teatri. E calendarietti che ne danno. Di questo pure, anche col quelle profumo. Profumate. Parleremo anche di quello che era la Catania Bene, con i teatri d'autore, bellissimi. E parleremo anche di personaggi particolari che ci siamo... catanesi. Diciamo catanesi, ma che ci siamo portati anche nel linguaggio conosciuto, anche in altri siti, in altri posti. Come parli bene oggi? Bella bimba. Come parli bene, bella bimbo. Vedo che sei stanco. Sono avvilito, io devo fare un grazie, di solito si ringraziano le persone, le cose. Io ringrazio una cosa, posso ringraziare una cosa, sì. Il mio scooter, che mi ha dato modo in 5 minuti di ricevere una telefonata e di arrivare qui. Voi non l'avete visto, ma sono arrivato 2 secondi prima della sigla. Ma noi avevamo un sistema che ti monitorizzava. Ah sì? Sì. E c'era? E quindi vedevamo dove eri. Era un sistema israeliano. C'è l'Airfly, che è un programma. Sì, avevamo un drone particolare. Che... Un drone? Sì. I droni perché fanno danno. Lo so. Allora, cominciamo la trasmissione perché sennò qua l'abbiamo terminata. Giusto? Sì. Sei d'accordo con me? Andiamo. Tutto lo spunto nasce dal libro Vorrei, già il titolo è tutto un programma, che Umberto Di Dio ha pubblicato per la casa editrice Chimeric. Cagappa. Parleremo anche della cappa, perché nel linguaggio del meridionale di dominazione araba la Q diventa poi K. E poi diventa C. La K col camino. Stavamo parlando di un paese molto famoso della contea di Val Guarnera, di Caro Pepe, che nel linguaggio arabo era con la Q, era una doppia parola, era come era Quariat. Mi pare anche Catane, se non sbaglio. Ora ci arriviamo. Era Cara Abib. Cara Abib. Erano due parole, come tutte le il quartiere dell'innamorato, dedicato alla persona innamorata, no? Il nome è bellissimo, d'altronde, che poi diventò Cara Abib con la K nel tempo. Che poi è stato distrutto da Nino Martoglia. E diventò Cara Pepane, donna Cara Pepane.
sì. Riesce, però il nome è molto bello. Molto... È molto bello perché dice Enzo Barnabà, che è uno storico accreditato, che a chi gli è venuto in mente di intitolare un paese al suo amato, perché bellissimo, vuol dire villaggio dell'amore o villaggio del mio amato. Amato. Incredibile, certo, perché non esiste... Che poi Martoglio, storpiando la parola, un po' diventò un po' un dispregiativo. Una... No, è diventato un dispregiativo perché nessuno... Ma io ho fatto una piccola indagine al paese, perché mio padre era di Valguerrera. E nessuno sa l'origine, sono pochissimi quelli che sanno da dove viene Caro Pepe. Ma noi l'abbiamo, Valguarnera è facile. L'abbiamo scoperto leggendo il tuo libro, perché il tuo libro parla di storie, di vita normale, sì, tra immagini e parole. E ora ti dirò, perché mentre la contea di Valguarnera fu regalata da Carlo V al principe di Valguarnera, che non gliene fregò niente se non avere i soldi del pizzo, diciamo, storico. Feudo. Ti volevo dire che noi abbiamo quest'altro personaggio qui da noi in radio, Radiovisione, quindi ci vedono, ci salutano, mi raccomando, la barba e i capelli, perché nella storia della vita normale, uno dei posti dove si tra i tanti posti dove si storpiavano le parole erano le pescherie famose o le zone di vendita dei prodotti degli alimenti, alle frutterie, cose, eccetera, e nei saloni della barba. Perché lì c'erano le più grandi etnie che si riunivano, sì, e lì ognuno diceva quello che pensava, ognuno parlava di quello, parlava di quell'altro. E lì la presenza, e correggimi caro Mario, del barbiere era fondamentale. Perché era fondamentale? Perché era lui il link, il famoso link adesso dei computer, sì, era lui il link che linkava tutte queste persone che magari si conoscevano e non si conoscevano molte volte. Li linkava in modo che poi alla fine la parola era unica. Io sono stato a Parigi in un mercato di fiori, sì, e l'ho registrato perché non si capiva niente, a parte era francese, però era la stessa fonica della pescheria, sì, nel senso si vendevano prodotti diversi ma erano il suono, sì, era quello, indipendentemente da quello che si vendeva, tutto quella solo che vendevano ladri, vendevano flower, eccetera eccetera, da venivano sauri, voglio dire sauri, non sauri, erano, no, i famosi mostri, questi famosi dinosauri, dino, no, e sauri, no, sauri. I sauri erano dei pesci del Mediterraneo, da fare con l'aglio. I sauri do canale. E questi profumi, ovviamente profumi da barba, diciamo, esatto, che poi finivano a livello alimentare, perché poi se ne andavano a mangiare, erano contenuti nel questo grande contenitore è a oggi, che si chiama barberia. Che non è una cosa che viene dai barbari. È una barbaria, no? È una barbaria. Ma perché si chiama barberia? Barberia. O salone? Perché si faceva la barba. Probabilmente negli anni precedenti, diciamo, prima di guerra, la barba non è che ci sono lamette, c'è una cosa. Cioè la persona deve andare per forza nel rasoio, barbiere, certo, perché il rasoio ce l'aveva soltanto il barbiere. Ecco, il discorso era questo. Si chiamava barberia, non si chiamava acconciatore, oggi si chiama acconciatore, ma una volta era barbiere. Ma del coso del barbiere che estraeva i molari. Sì, ma questo stiamo parlando del 1900. Ma io ricordo un signore che era barbiere all'origine, poi diventò forse per una settimana infermiere, ma così, però ha iniziato una carriera di metti flebbo, leva flebbo, sì, sì, che giravano la mattina con, sì, il loro taccuino, arrivavano, prestavano la loro opera, cioè inserendo una flebbo, una cosa così, e poi ritornavano per toglierlo pure certe, sì, volte, sì, facevano questo tipo di lavoro, ed erano i barbieri. Lo dicevamo poco fa, prima della trasmissione, e infatti il barbiere fino agli anni prima della seconda guerra mondiale erano dei paramedici,
Sì. Mettevano mignatte. Assolutamente. E infatti. Cavavano denti, il cavadenti era barbiere. Esatto. Sì. L'ospedale ci chiamava per mettere le mignatte. Sì. I medici. Ma noi invece vogliamo. Più di una volta sono stato al Vittorio Emanuele a mettere le mignette. Cioè, non erano delle bombe come si mette la mignetta, bombe e scoppia. No, caro Aldo. Erano gli strosci di una volta. Di una volta. Sangue su. Però ogni volta che si riempiva di sangue, cadeva a terra. Sappiamo. Però c'era un fatto: qualcuno li metteva sulla cenere. E le riproduceva, non era giusto, certo. Come l'erba fenice, li scaricava, li faceva scaricare, come l'erba fenice, poi dalla cenere sorgeva. Ma noi siamo su Globus Radio Station, e ma siccome il motivo storico era che poi a un certo punto, verso le 19, la barberia si abbassava la serranda e entrava l'orchestra. E allora facciamo una cosa, facciamo un attimo un break musicale e ci ascoltiamo quello che i Beans hanno rifatto, un brano storico. I Beans? Auguri ai fratelli Morgias. Oggi fanno il compleanno. E appunto, regalando loro, come pioveva. Sì, Carmelo e Frank. Esatto. Allora, facciamo gli auguri a Carmelo e Franco Morgia, che lanciarono molti, molti anni fa questo bellissimo pezzo. Non mi ha risposto, telefonicamente. E saranno impegnati a festeggiare Brindisi. Ma sì, la cominciamo a mezzanotte. Certo. Allora, dicevamo con Mario... Con la sua compagna. Non facciamo le buone note. No. Le buone note, vuol dire. Allora, siamo fratelli e amici, perciò... Diciamo che quindi questa attività poliedrica della barberia nel 1800 comincia a regalare al corteo della zona, ovviamente, abbassandosi questa famosa porta saracinesca che poi si dice... Era una porta saracinesca, non ce n'era. È nato dopo. Tempo non ce n'era. Qualcuno. Ma te lo dico perché me lo ricordo, perché io poi ti spiego il perché di ogni cosa, no? E cosa succedeva? Che tra gli avventori, tra il barbiere e gli amici che poi venivano a trovare alla chiusura, si facevano i concertini. E cosa si facevano? Tutte le musiche e le aree dell'epoca venivano trasportate in un linguaggio molto cordiale, amicale, cioè si divertiva, si portava il vino, si portavano le frittelle, si portavano anche le scacciate, le pizze, le arancine e via di seguito, con degli strumenti che oggi chiameremo unplugged, cioè classici ovviamente. Classici. Uno degli strumenti era la chitarra, poi c'era la fisarmonica. Qualche percussione così, mandolino. Certo, perché adesso ci arriveremo al mandolino. C'era anche qualche violino, le percussioni, queste qua con le pelli fatte dagli animali. Sì. Infatti alcuni percussionisti nascono proprio da queste esperienze. E lì si facevano queste suonate che molte volte poi si dedicavano anche alle signore che aspettavano a casa con la cena pronta e queste non venivano. Perché per loro era una soddisfazione, no? Cioè, erano prese dalla musica. Facciamo una precisazione: in quel periodo il barbiere, il principale chiamato, addirittura vivevano nello stesso stabile del e quindi dietro, era casa e potere. In quel periodo sì. Sì. Quindi arrivavano, oltre la musica, diciamo, sposava i colori dei profumi dei piatti che le signore preparavano. Sì. Le famiglie si sentiva certe volte il profumo erano molto caponatina della cosa. E lì tanti musicisti si sono formati, no? Sì. Per tornare ai Beans, Gino Finocchiaro suonava la fisarmonica benissimo prima di essere il grandissimo tastierista dei Beans. E ci fu anche qualche anno prima, perché questo fenomeno, diciamo, che poi negli anni 60 cominciò a terminare, no? Con la band. Ma uno dei primi, l'avvenimento prima dei Beans, c'era uno che si chiamava Cesare Bruno. Cesare Bruno, sì. Cesare Bruno, che poi è andato in giro per il mondo, è andato anche in Giappone. Suonava bene la fisarmonica, ma lui suonava anche il violino, suonava la tromba, Cesare Bruno. Era un poliedrico che ho conosciuto. Certo. E facevano anche le musiche che magari erano folcloristiche, magari erano
era nel ritmo folk del posto, dove magari qualche musicista lanciava un'idea, e suonavano. E anche le musiche di stesso Gioviale, che era un grandissimo nostro personaggio del folk siciliano, che poi fece delle composizioni che furono poi registrate dall'orchestra. Lui andò in America, ritornò, ma nascevano tutte da queste famose barberie, e quindi c'era qualche personaggio anche comico nelle barberie, no? Che tu ti ricordi? C'era anche che tra un brano e l'altro ogni tanto si inseriva un poeta dialettale. Sì, perché il corteo era non solo delle musiche, ma era anche un corteo recitativo. Recitativo, era davvero un piccolo teatro. Ma anche il barbiere, qualche barbiere era anche poeta, faceva le poesie, un certo tropea. Ma io mi ricordo il mio paese. E io li conosco questi, qualcuno. Quindi confermi quello che dico io. Sì, esatto. Ma dimmi una cosa, era per soli uomini? Sì, sì, solo decisamente uomini? Assolutamente. 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 Sì, 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 non... le donne si facevano pettinare a casa, andavano le parrucchiere, che non mi ricordo come si chiamavano, comunque le donne si acconciavano nelle abitazioni, no? Non c'erano i parrucchieri per donna. Ma senti una cosa, Mario, quando poi il barbiere lascia, diciamo, questa sua egida mascolina in tutti i sensi, perché se non sbaglio molte volte di nascosto faceva anche delle ragazzine, la mamma portava oltre il bambino anche la bambina, gli sistemavano i capelli, qualche volta succedeva. Ma questo siamo negli anni 70, 70, no? Sì. Sì, gli anni 70, sì, ma prima no, eh? Prima non... Neanche la donna veniva a portare il bambino, attenzione, eh. Certo, papà. No, veniva solo il papà. C'era il seggiolone. Seggiolone, basta. Seggiolone con il bambino. Le donne passavano dritto dal salone, non entrava nessuno, perché c'era quel fatto del maschio, diciamo, che non voleva che la madre, ecco. Ma non solo, ti dico. Un locale per maschi. Io so che Aldo raccoglieva. Quante cose sa di me, chi raccoglieva i calendarietti dove si vedevano i primi seni, si vedevano le prime donne nude, succinte. Sì. E profumate. Profumate. E poi le mettevo assieme a Boston Market. Era una ditta di Bologna. Addirittura? Sì, era io di Bologna e poi è scomparso. L'avevamo richiesto negli anni 70 di farli un'altra volta, non successe, perché dice che aveva dato tutto, queste stampe, queste cose, anche perché oggi costerebbe assai. Certo. Mi ha fatto dei colori, no? Certo. I 5, 6, 7 colori, o 4 colori, costa molto. Posso una volta... avere una conferma? Sì. Perché io per esempio lo sento per la prima volta che nei calendarietti c'erano i seni, perché quelli che ho io, per esempio, che ho pubblicato nel libro, non ce n'è, erano in costume da bagno, bagno che già era tanto, sì. Quindi c'era la bustina, messa la bustina, esatto, con il fiocchetto di là, esatto, che costava pochi soldi. No, veniva regalato onestamente ai clienti. Ai clienti, ma lei veniva regalato. Allora, lei gli doveva dare 200 lire. Era una bellezza. Il discorso era diverso. Era una bellezza aspettare questi momenti in cui fine anno. C'era una fila immensa nella barberia, per cui dal più grande al più piccolo, diciamo, erano lì ad aspettare che arrivasse questa famosa busta profumata, perché era una busta di trasparente. Però purtroppo dico, questa cosa che era profumata rimaneva nel tempo, stranamente, perché questo profumo era eccezionale. Era duraturo il profumo, che cos'era, che io ricordi, era borotalco. Forse era borotalco, sì, però non un'assenza, era qualcosa di... Insomma, era una bella industria italiana dei profumi su carta, ovviamente. Sì, sì. E le immagini chiaramente erano succinte, perché venivano da manifesti dell'epoca, da donne magari che erano nella spiaggia, oppure dai caffè Chantal. Attrici. No, erano attrici, sì. Qualcuno di Lollobrigida, qualcuno la Coscina. L'hanno fatta. La Silva Coscina, no? No, quella viene dopo. Io quelle che vedevo io erano ancora...
Ava Gardner, forse Ivon Sansom, c'era Ivon Sansom. Ivon Sansom, quella della signora Nazzari. Signora Nazzari, sì, c'era, non lo ricordo questo qua. Vedi quando cos'è, stiamo apprendendo. Io ricordo, appunto, ricordavo questo, questo seggiolone col cavallino che doveva essere una... una cosa giocosa per il questo bambino. Questo è comparso nei primi anni 60. Per il bambino? Questo è comparso nei primi anni 60. Veniva, fine 50 è comparso. Veniva sottoposto a, a sta tortura, perché andava dal barbiere per un ragazzino. Un bambino, ogni volta che vedeva il barbiere si metteva a piangere. No. Perché ma, praticamente... Ma perché? Ma sai, perché lo sei mai chiesto? Sì, io non l'ho chiesto perché io l'ho vissuto questa perché cosa. Ai bambini, secondo me, poi mi darei conferma. Te confermo. Ai bambini non è che veniva fatto lo shampoo oppure così, venivano tagliati i capelli, una spazzolata, giusto? E poi devi andare a casa a fare la... E c'è tutti quei peli che rimanevano fastidiosissimi. Va bene, c'è anche questo, però a bombetta con bovacqua al limite. Prima era il fattore che ti vedevo col camice, ero convinto che era medico e si mettevano a piangere. Certo. E loro non si sedevano perché vedevo col camice, infatti tolte ce l'avevamo in camice per evitare da prendere. Ecco, però è... piangevano già in partenza. Poi c'era il fattore della macchinetta, attenzione, che faceva male. Ma sai perché faceva male? Perché non facevano la molatura nelle cose, tagliavano. E allora la molatura. E qualcuno nell'uscire bene con la macchinetta tirava i capelli, e allora uno gli dolore i capelli perché si doveva uscire a uscire così, non a uscire ad entrare, ma a uscire con la macchinetta. Si c'era tutta una tecnica, c'era una tecnica diversa. Certe volte scoglievano un bambino, se ne fregavano e davano colpo, invece infatti si faceva male. Infatti, la prossima volta il bambino piangeva perché non voleva. Però c'erano delle corni alla fine per dare un po' di gioia e dire puoi tornare perché c'hai qualcosa, a me si dava qualcosa. E poi c'era anche l'effetto Zorro, bellissimo, mi ricordo, perché poi quando, ma anche per il grande, per l'adulto, il barbiere alla fine aveva quell'effetto del mantello da torero, no? Che prendeva poi, dopo che c'erano tutti i capelli, faceva questo movimento particolare, prendeva il, come si chiama? Il accappatoio. Il accappatoio che si metteva addosso, faceva vum! Dove tutti i capelli volavano e olè! E lì era terminato tutto, e lì si passava poi alla profumatura, no? E lì si profumava con quella specie di bottiglione terribile. Con... Allora, negli anni 60 non c'era, è incominciato c'era il Floyd, il famoso Floyd. Floyd. Sì, è incominciato con questo, però. Pink Floyd di Floyd. Infatti, molte volte, nel quartiere. Si usava l'assenza con l'acqua, si faceva una preparazione con l'assenza, si mettevano le boccettine, si faceva l'assenza con l'acqua e si facevano queste cose, perché non si doveva permettere un barbiere, il Floyd, non se lo potevano permettere. Io mi chiedo una cosa. Se andava a Costa Italia lo trovavi, certo. Il Floyd, ma non si poteva. La sterilizzazione degli strumenti che cos'è la stessa? Sorry, I don't understand. With the dream, perché questa macchinetta di cui prima, no, oppure il rasoio con adesso, l'alcol, caro, si usava tutto adesso c'è che si toglie la lamettina si inserisce quella questa nuova ma un rasoio è igienico oggi, oggi sì, ma io parlo dell'epoca c'era la lume che si passava, io lo almeno ricordo. Al lume era potassio? No. Alla lume era con. Pietra di rocca. Era pietra di rocca. Pietra di rocca che si passava nella lama quelli che volevano sterilizzare. Però nella lama è legittima la mia domanda. No, è legittimissima. Mi sta avvenendo legittima. Ma ora vedo io cose ultraviolette. Ma è nato, guarda che da questo è nato, almeno quello che ho letto io. Il rasoio usa e getta nasce da questa esigenza negli anni 60. Gli americani, Bic, inventano questa cosa perché si comincia a capire che cos'era la sterilizzazione. Certo, ma la barberia aveva un ostacolo immenso negli anni 60,
perché sbarcavano dall'Inghilterra e poi si fossilizzavano in Italia e manco si facevano vedere dalla barberia, i famosi capelloni. Ah. E lì c'era ciao. Certo. Taglio capelli 6.000 lire. Taglio capelli, capellone 10.000 lire. C'era questo listino prezzo che differiva dal taglio capelli, il taglio capello capellone. Ma è vero o no? Ma voi siete... C'era in Inghilterra, c'era. No, no, a Catania, perché no, noi via Spoto. Non è io. Però vedi, la cultura dei capelli era un po' particolare. No, no. Ma arrivò un personaggio particolare in Italia che si chiamava Shel Shapiro con il suo gruppo, con particolare, ma che colpa aveva lui non lo so. Io non avevo colpa. A un certo punto romanticizzò tutti con un brano bellissimo che si chiama E la pioggia che va. Con queste famose chitarre particolari, questa Echo Studio 6 che io ne ho una copia bellissima. Questi chitarroni facevano questa musica tutta inglese e italiana. C'era anche un certo Mal e tanti altri gruppi vennero a svernare e portano questa moda dei capelloni, perché c'erano, vedi, i capelloni andavano nei barbieri ricchi, vero caro Mario? Sì. Perché c'erano i barbieri poveri, i barbieri ricchi. Sì. E c'era anche un certo Todaro che era uno storico della barberia. Sì, nei primi anni 60, sì. 50, fine 50, 60, anche era un maestro, lo chiamavano maestro, ecco, questo faceva anche fare gli esami di acconciatura, faceva nell'associazione barbieri, questo Todaro, per fare gli esami, cioè uno per capire se era effettivamente un barbiere o meno. Hai visto, caro Aldo, che c'era un esame, l'esame. C'era un esame, volevo trovare un modello, veniva la fobia. A me, io l'ho fatto con lui, però quando mi ha visto già mangiare bene la fobia che mi ha detto va bene così. Caro Mario, va bene, noi ecco, non è che siamo in una radio streaming, in Globus Radio Station e in web television, quindi ci vedono e ci sentono. E tu sei stato anche maestro in un'epoca importante, in un'isola importante. Certo. Tu sei andato lì e poi ti sei trovato anche a dare una mano a qualcuno, no? All'isola di Wight. No, io prima sono andato per lavorare a Londra. Perché ero là e poi mi sono trovato. Anche perché, anzi no, io sono stato prima a Londra per la morte di Brian Jones. Ah, Brian Jones, The Rolling Stones. The Rolling Stones. Il chitarrista del 69. Sì, sì. Ero là anche per questo. E abbiamo fatto il raduno all'Hyde Park Corner. Da ci sono io, proprio all'Hyde Park Corner, con l'addio per Brian Jones. Ad Hyde Park, sì. Sì, Hyde Park. Mentre ero là, sei andato all'isola di Wight? No, dopo, perché no. Mi sono messo a lavorare e poi in agosto sono andato all'isola di Wight. E quali personaggi ti ricordi all'isola di Wight che hai conosciuto? Ma guarda, io non l'ho conosciuto come concertista. Concertista, non tanto, perché quando eravamo, non è che. Certo. Anche perché io sono stato due giorni e due notti là, messo là. Hai partecipato alla distruzione dell'isola di Wight? No, la distruzione dell'isola è stata l'anno dopo. L'anno dopo. Jimmy Hendrix, infatti poi non l'hanno fatta più. Chi c'erano dei personaggi quando ci sei andato tu, importanti? Importante c'era Jim Morrison, dei Doors, sì. Era là, lui faceva anche da spalla, diciamo, ecco, non... Con i Doors. Cosa ti ricordi di più, di cosa hai conosciuto come musicista importante? Cioè, quando ero a Londra ho conosciuto Frank Zappa, ho conosciuto... Grandissimo Frank Zappa. Ho assistito ai Procolarum, ho assistito ai Free. Free. Non so se le voci conoscete, no, non lo so. Right, i Free, io ho conosciuto non i Free. Fare domande subito qua. No, c'è qualcuno, qui conosciamo tutto. Non tutti conoscono i Free. Ecco, anzi, guarda, già la regia si sta mettendo in moto. Sta mettendo in moto, scusa. Sì, no? Sì, sì. Dica. It's free, è libero. Così, diciamo, ecco, ho conosciuto questa gente. Ma sei qua, riuscito a toccare i capelli di qualcuno? Ecco, questa era All Right Now. Ti ricordi, vero? Sì.
quando ride il regista, vuol dire che vuol dire azzeccare un pezzo, vabbè, ma, sa no. di fare contento. Noi abbiamo tutto. Il nostro editore. E poi sei rimasto lì per quanto tempo in Inghilterra? Ma chiederemo, no, perché io sale e scendi, poi sì. sono stato fino a novembre, poi diciamo che il freddo io non. E poi sei rientrato poi a casa. Poi sono ritornato un'altra volta. Ah, sei recidivo? Sì, non sono recidivo. E l'ultima volta sono stato nel 74, non mi è piaciuto. Senti, più. Londra non mi è ma piaciuto più. Quando sei ritornato, hai fatto i capelli a qualche attore importante? Perché adesso dobbiamo passare alla seconda ed ultima parte, al teatro. Di qualche attore che ti ricordi che hai fatto i capelli a qualcuno importante, tipo Adalto Messineo? No, Messineo no. No. A Luca Zingaretti, ma. No, neanche. Hai pelati, no? Pella Savalas. Qualche attore che ti ricordi, magari, che è passato da te, che hai conosciuto? No. Da me no, dottore no. Niente, attore niente. No, niente. E tu invece che hai conosciuto, caro Umberto? E attori? Un bel po'. Comunque quello più importante stamattina si chiama Marcello Mastroianni. Oh wow, questo è... ho avuto la fortuna, l'ho scritto nel primo libro, di stare una settimana con lui, ma senza meriti particolari, nel senso che ci siamo incontrati per caso in una beauty farm dove non si mangia, esiste ancora. E io ero un frequentatore, perché era un periodo che andavo lì spesso per disistressarmi. Mm-hmm. E una sera trovai questi due personaggi incredibili, tra cui uno era Mastroianni e uno si chiamava Robert Ajak, che chi è malato di cinema come me sa chi è, perché è un personaggio importante. Sì, ma non lo tenere nascosto, di chi, no. è? Di chi è? Era allora, perché Ajak, Aldo non lo sa. Ajak è un produttore cinematografico. Non era, è Ajak, è Ajak. Ajak è con l'H. Ecco, bravo. Che era un produttore cinematografico importantissimo, ma che ha un'importanza notevole per noi, perché Ajak fu quello che portò i primi film americani in Sicilia dopo che passarono gli americani e gli alleati, perché come tutti sanno negli ultimi anni dal 34 in poi Mussolini aveva vietato l'importazione di film americani. Vabbè. Quindi quando vennero gli alleati, io mi ricordo ragazzino quali furono i primi film che portò a Ajak. Niente di meno. Erano quelli di Tommy Mix. Tommy Mix e Charlotte. Quindi ecco perché era importante. Poi lui produsse l'ultimo film che fece in Italia, poi si trasferì a Hollywood, fu Signore e Signori di Pietro Gerbi, un capolavoro. Ah, chiaro. Un capolavoro assoluto. Benissimo. E senti una cosa, abbiamo fatto un aggancio ai teatri, dove andrai adesso al Teatro Machiavelli a presentare il libro, giusto? Allora, io faccio un po' di pubblicità. Domenica prossima alle ore 19 al Machiavelli, ristrutturato per... Allora, parliamo del Machiavelli, un teatro del 1864 che poi è andato... Che nasce come Teatro dei Pupi, sì, di Don Angelo Grasso, nello scantinato del Palazzo San Giuliano. Adesso riportato alla luce per merito di Lamberto Pugelli, che insomma lo hanno ristrutturato in maniera molto bella, almeno. Certo non ha ripreso la forma di teatro che era ai tempi di Angelo Grasso, soprattutto di Giovanni Grasso, che era il figlio e che poi lo fece diventare un tempio della prosa. Mm-hmm. Senti una cosa, questo teatro ha avuto delle vicissitudini, no? Si trova nella stessa location dove era prima, no? Sì, solo se io non ricordo male, per le ricerche che ho fatto io, l'ingresso era dall'altra parte, laterale l'ingresso. Adesso l'ingresso invece è proprio in piazza Università. E soprattutto la struttura non è più quella di prima? O... È in parte, però comunque grande merito a questa persona. Adesso c'è
una fondazione dove, che sì, dirige, di Alberto Bugelli, certo. Sì, che dirige la moglie, una professoressa, e ci sono altri operatori che fanno parte di questa. Brutta fine hanno avuto i teatri a Catania, ma non solo a Catania, io penso a tutte le città, specialmente in Italia, anche in altri posti, perché quando ci fu la modernizzazione e il successo nasceva dal fatto della vendita dei prodotti e altre cose, tante major sono andate nei posti dove c'erano i teatri, no? E hanno distrutto le arene, sì. Teatri, c'erano delle arene bellissime, bellissime, cioè. Come questo del Teatro Coppola, che era un teatro, era una nicchia, era un teatro, la città, anzi, si chiamava il Teatro Città di Catania, credo. No? Sì, il Teatro Coppola nasce addirittura prima del Teatro Massimo, certo. Doveva essere il teatro dell'opera a Catania, poi in effetti fu abbandonato il progetto e nasce dove è attualmente il teatro. Solo il che teatro è stato distrutto, Coppola, anche esatto, per la guerra, per ha avuto guerra. Tante vicissitudini, pensate che è diventato una volta deposito della dogana, è una cosa un pochino vergognosa. Vedi, la politica cangiante di una città, sì, ti permette di far cambiare il volto di un sito, di un, sì, posto, per gli interessi economici. Ovviamente dopo la guerra era anche giustificato, non essendoci i soldi per poter ricostruire quello che era stato fatto prima, le industrie che avevano bisogno di spazi per poter vendere o fare tipo la Rinascente o altre cose del genere, però andarono a prendere i siti distrutti e li ripresero, come per esempio la bellissima Arena Ganci, no? Erano 4.000 posti dentro la città di Catania, sì, una, sì, cosa spettacolare. Era il Teatro Pacini, era. Sì, sì, era il Teatro Pacini. Sì, sì. Il Teatro Pacini, no, il Teatro Ganci c'era a destra, era l'arena, c'era l'arena, quella era l'arena, e poi c'era il Teatro Pacini. Il Teatro Pacini era di fronte alla villa, dove c'è la villa Scalinana. Ma c'è, sì, quello che io ritengo il misfatto più grave è l'abbattimento del Sala Roma. Il Sala Roma, sì. Io, sì, ho trovato le foto, le, sì, ho pubblicate, ed è quella che dove c'è adesso la Rinascente, perché esatto, c'è in questa Rinascente, sì. Io penso che avere distrutto quel Liberty, bellissimo, nei primi del fine 800 e primi del 900 c'erano tre entrate, sì, erano, sì, tre entrate, io, sì, me lo ricordo, sì, benissimo, e questo è più del Coppola, che perlomeno, sì, fu bombardato, sì, oppure, sì. Il Ganci è già un altro misfatto. Adesso, 4.000 posti adesso all'aperto, sai cosa, una cosa c'è? spettacolare. Dove c'è il posteggio adesso del Via Cimarosa, il grattacielo, quella era, sì, tutta Arena Ganci. Dove c'è la fontana di Via Pacini, ovviamente parliamo Pacini, per chi conosce, noi siamo in streaming, quindi ci sente tutto il mondo, no? Sì, Catania, sì, è una bellissima città, Catania, che aveva un suo Liberty, un suo periodo storico ben particolare, che era la perla, diciamo, comunque, della cultura, no? C'è una vecchia solutamente, assolutamente. C'è una vecchia solutene del Sala Roma, che praticamente Pippo Pernacchio, lo conoscete tutti, giusto? Perché ci dicevano? Aspetta, lo conoscete tutti. Diciamo che era un personaggio particolare, perché ogni città aveva i suoi personaggi, anche i paesi avevano i suoi personaggi, ma nelle grandi città i personaggi erano tipici, ma no? C'era il fattore, come stavamo parlando di Sala Roma, no? Sì. Allora, perché quando il catanese ci diceva a Pippo Pernacchio Sala Roma, lui si incavolava, voi non avete detto mai, lei io non lo sa. Lei. E diciamolo, sì. Lo sa lei? Allora, Pippo, io ho scritto un bel capitolo su Pippo. Esatto. Pippo, infatti, all'inizio era detto Pippo Sala Roma, Pippo perché Sala. Ogni mattina andava. Sala Roma, intanto, era un cinema che apriva di mattina, sì, che io ho frequentato fino alla sua distruzione, che è stata, certo, nel 57, quindi avevo 19 anni. E Pippo andava tutte le mattine perché credo la sorella comunque un parente, no, la sorella era cassiera, e quindi entrava era cassiera. Quindi entrava il primo portoghese catanese, no, sì, dal teatro, sì. e vedeva, giusto, si vedeva, giusto, tutti i film, poi diventò Pippo Pernacchio perché c'era tutta sfottò, una storia, no? Io ho raccontato nel libro la prima volta che ebbi la fortuna di vedere in azione Pippo, che era uno spettacolo, una cosa. Anche in un quadro, è messo lui anche in lui, un quadro. Lui è stato immortalato, come io ho scritto,
in un affresco bellissimo a Taormina, al bar Mocambo, intorno agli anni 70, perché gli ultimi anni lui li passò a Taormina. E c'è ancora, no? Come no? Io ho chiesto il permesso di poterlo fotografare al proprietario del Mocambo di fotografare l'affresco, perché Pippo è in primo piano. Per chi l'ha conosciuto è riconoscibilissimo, che aveva le patacche, lui si metteva nel petto. Sì, era un personaggio meraviglioso. Io ho un ricordo bellissimo, anche perché l'ho seguito per molto tempo. L'una cosa che pochi sanno, Pippo aveva una memoria elefantiaca. Cioè, tu l'avevi conosciuto, poi lo perdevi di vista. No, lo conoscevo tutti. Per anni. E lui si ricordava che gli aveva regalato l'Iris, l'arancino, è una cosa... Sì, bestiale. Era un personaggio, perché mi ricordo anche da ragazzini, insomma, si ricordava questo personaggio che... Sì. Purtroppo anche nelle città come Roma, per esempio, che c'era questo personaggio che faceva sempre queste pernacchie a tutti, perché lui sapeva di essere sfottuto, no? E quindi reagiva in questo modo, perché diventava anche un'attrazione. Era furbo. Era furbo. Io l'ultima volta che lo vide in vita mia fu all'aeroporto, vecchio aeroporto. Era già il nuovo. Io ero in balconata, stavo partendo, ero andato a prendere il giornale e lui era lì. E io mi volevo divertire, perché con Pippo me ne sono passati dei piaceri. Allora gli ho detto: Pippo, 2000 lire, c'erano le lire, 2000 lire, che sotto c'erano tutte le biglietterie piene, no? Turisti, spara una pernacchia, dai, che domani finisce sul giornale. Disse: no, cacci travaglia mio cugnato. Per rispetto alla famiglia, lui rifiutò, non ci fu verso. Grandi personaggi, poi magari in un'altra trasmissione li riprenderemo, anche il famoso ingegnere K2, il Nicotra, che inventò le Meridiane a Catania, e tanti altri personaggi che erano tipici dell'epoca. Perché poi noi un domani diventeremo noi personaggi che ci ricorderanno di noi, del caffè che non ci beviamo, certo. Delle scarpe che porti, non so. Io direi che siamo in chiusura, e sulle note di un brano che vi voglio dedicare, che adesso andiamo ad ascoltare, perché prima tu lo hai citato, che tu hai conosciuto questo gruppo che per me è stata una leggenda. A me ha dato, oltre il romanticismo, la musica, perché mio zio, che era un barbiere, mi ha insegnato la chitarra, ecco perché abbiamo fatto questo happening oggi, no? Quindi... E la melodia, e la musica, e l'amore me la diede il famoso duo Reed e Brooker, no? Che fecero questo brano, che arrivò in Italia a bomba, con un gruppo, si chiamava i Dick Dick, e poi a Homburg con i Camaleonti, eccetera. Perché c'era questo famoso vezzo di far emergere i nostri gruppi con queste cover di gruppi che magari non conoscevano. Tanta musica non era. Sì, tanta musica, non veniva importata. Questi uscivano dal conservatorio, però, attenzione. Certo. Questi uscivano dal conservatorio, non erano gente che... Avevano in scuola. Gary Brooker era un grandissimo maestro di piano, no? E tanto è vero che le melodie, le musiche... erano tipiche, molto molto romantiche, sì, ovviamente, no? E poi questo suono dell'Hammond che anche coltiva... sulla classificità era, c'era la classificità, certo, anche hanno ripreso Bach, hanno ripreso tanti compositori storici. E quindi abbiamo parlato di teatri, di con nostalgia abbiamo parlato della bellezza degli anni dei fine 800 e 900, quando la cultura attraverso... Coppola era Santa Maria del Rosario, vero? Sì. No, era di fronte Piazza Duca di Genova. Sì. Vicino sotto gli archi della Marina. Di fronte agli archi della Marina. E fu uno dei, proprio il primo teatro della città di Catania. Sì. Maltrattato, poi bombardato, e quindi mai più ricostruito. Dove c'era il Biscari? Sì, dove c'è il Pince dei Biscari. Il Museo Biscari. Quindi ricordandoci e parlando su questa musica molto bella dei Procol Harum, noi ci dobbiamo congedare, però
ci congediamo con un augurio di poterci rivedere, parlare un po' di personaggi, perché ogni tanto bella discussione, oggi, ricordare quello che fa parte del nostro patrimonio, ovviamente. Assolutamente. Sono rimasto zitto quando Aldo Messineo rimane zitto, vuol dire che si parla di cose interessanti, che ascolta con interesse. Parliamo di amore. Io so di rompere le scatole. Ma è molto bello parlare di qualcosa che ci appartiene, perché la storia e la tradizione ci appartengono, e non c'è futuro per chi ha abbandonato la storia, sì, delle proprie tradizioni, del proprio vestigio. Assolutamente. Certo. Se poi me lo permetterai la prossima volta, io ti parlo del personaggio più interessante forse della mia vita. Qual è? Aldo. Che era un bambino, un ragazzo di 13 anni, io ne descrivo. Era nel senso che non c'è più? No, era nel senso che è protagonista di un episodio dove si racchiude tutta la meraviglia della... Lo anticipiamo chi è? Non lo so come si chiama, ti posso dire l'episodio, che è veramente... No, non lo diciamo, no, sorpresa. È quasi uno sketch teatrale. E noi lo faremo. Bellissimo. E noi faremo lo sketch teatrale. Tanti saluti da Aldo Messineo. Tanti saluti da Enzo Stroscio. E i nostri magnifici ospiti, che sono Umberto Di Dio, grande scrittore, e Mario La Causa. Che l'abbiamo vinta. Sappiamo dove andare adesso. Tanti saluti da Caffè Scarpe. E buonanotte. Grazie, caffè. Ma senza rendere. Associazione Abbeninquere con